Daniela Giovannetti, a parte il discorso del Teatro Basilica, sarai tra i protagonisti, sì, tra i protagonisti, sì, a Siracusa con uno spettacolo importante, sì, dal 6 di agosto. Dal 6 di agosto. Ci vuoi parlare? Sì, Le nuvole di Aristofane. Devo dire che io a Siracusa sono stata già, questa sarebbe la quinta volta, con le tragedie, quindi sempre con la tragedia. Questa volta invece no. E sono felicissima perché Nuvole intanto riuscire a portare attraverso Nuvole qualcosa, poter far sorridere, ridere, prendere dall'altra parte l'importanza di questi testi, cioè che riescono ad arrivare ad essere estremamente profondi, estremamente importanti, tremendi, alla fine brucia tutto, quindi in realtà è peggio di una tragedia, no? È qualcosa che... ma arrivarci con un altro tipo di linguaggio, arrivarci con un altro tipo di atmosfera, e questo è quello che sarà appunto la commedia. Per quanto mi riguarda, dividerò il ruolo di Corifea insieme a Galatea Ranzi. Lo spettacolo avrà dei richiami, come Antonio Calenda, diciamo, è sua materia, di quello che può essere il varietà, di quello che può essere veramente un lavoro che per Antonio è qualcosa che nasce da lontano e che ce l'ha ormai nella pelle, insieme a Germano Mazzocchetti, che sarà l'autore delle musiche. Avremo Jackie Bulls, che è una bravissima coreografa della compagnia di Martha Graham, quindi ci sarà un lavoro completo, no? da tutti i punti di vista, ma leggero, attraverso la leggerezza, attraverso una sorta di comicità surreale, riuscire a raccontare anche lì l'uomo, perché poi tra l'altro è il rapporto proprio di quello che del cambiamento, di quello che addirittura di quanto il parlare può cambiare l'opinione dell'uno dell'altro a secondo di quello che dici, non è tanto il contenuto quanto come viene detto, e questo è assolutamente purtroppo fa parte del nostro presente, no? Hai persone che parlano benissimo ma che non dicono niente, però magari ci seguiamo. Voglio dire, a volte viene seguito proprio quello piuttosto che chi concettualmente è più importante o dice delle cose più importanti, no? Quindi Aristofane insegna. Allora, diamo l'appuntamento ai nostri amici, perché magari agosto uno è in ferie. E magari. A Siracusa. Sì. Che posto bellissimo per fare. Meraviglioso. La sera, piuttosto che... soltanto andare a bere una cosa o un gelato meraviglioso, passare per il teatro, che a Siracusa non è male, anche perché anche per noi attori è qualcosa di straordinario, perché non ha niente a che vedere, non si è protetti da un teatro, si è fuori in un'arena vicino alla natura, ci si sente più gladiatori o protagonisti o bestie, insomma, sì. Più che gladiatori ci si sente più bestie feroci che entrano a fare questo gioco che è il teatro. Dal 6 di agosto a? Dal 6 di agosto fino al 21 agosto. C'è tempo. Chiudiamo noi. Non lo potete perdere. Non potete perderlo. Vi aspettiamo. Sì. Grazie.